Senatore, che cosa ha detto il direttore dell'INPS? Ha illustrato un documento sulla riorganizzazione della cosiddetta governance della Super IMS, cioè di quell'istituto che deriva dalla fusione per incorporazione dell'INPDAP e dell'EMPAS nell'INPS, e però ha evidenziato ancora il problema di questo enorme buco di bilancio nel bilancio INPDAP che verrebbe assorbito dall'INPS. In sostanza, mentre l'INPS attuale è in avanzo finanziario, ossia le entrate dai contributi previdenziali dei lavoratori superano le uscite da pensioni, per l'INPDAP accade l'esatto contrario, cioè le pensioni per i dipendenti pubblici superano le entrate previdenziali. Questo disavanzo finanziario dell'INPDAP viene scaricato ancora una volta sui lavoratori privati. Ha dato anche qualche dato interessante, ce ne può dire qualcuno? Sì, il dato è che per esempio per l'INPS attuale abbiamo 280 miliardi di euro di entrate da contributi previdenziali dei 18,8 milioni dipendenti iscritti all'INPS, a fronte di uscite per pensioni di 277 miliardi, quindi c'è un avanzo finanziario molto importante di quasi 2 miliardi di euro sulla gestione attuale INPS, mentre per l'INPDAP accade il contrario, cioè le entrate da contributi previdenziali dei pensionati, dei lavoratori iscritti alla gestione INPDAP, che sono 3 milioni e 300 mila, le entrate sono 84,8 miliardi di euro, le uscite per pensioni degli ex lavoratori pubblici sono 87,2 miliardi di euro, quindi con un disavanzo di oltre 2 miliardi di euro su base annua. Questo evidenzia come questa fusione fra l'INPDAP e l'INPS sta creando grosse difficoltà all'INPS e soprattutto ai 18,8 milioni di lavoratori privati iscritti all'INPS e che sperano prima o poi di riuscire a ottenere una pensione dall'INPS stessa, nonostante la riforma Fornero.